era stato ordinario di sviluppo sostenibile per l'ambiente e il territorio presso l'Università della Sapienza a Roma e ha ricoperto il ruolo. Mi sentite? Perché io sono andato fuori video. Sì, Sì. io ti sento, ti sento. Bene, adesso poi, è stato direttore di dipartimento e coordinatore di dottorato di ricerca in urbanistica, collabora al Manifesto, ha scritto varie pubblicazioni, tra cui ricordiamo Biosfera, l'ambiente che abitiamo, Miserie e splendori dell'urbanistica, Fuori squadra, Exit Roma, Vite periferiche, Un paese ci vuole, Ripartire dai luoghi. Se non vado errato, è anche un narratore, oltre che un attento studioso di questi argomenti che ha trattato nei suoi saggi. E io gli do la parola, spero di riuscire a ritrovare il video perché mi è saltato tutto, ma se mi sentite va bene lo stesso. Quindi D'accordo, Enzo, puoi cominciare se vuoi. allora io ringrazio gli organizzatori per questo invito. Spero di essere almeno all'altezza come interesse, diciamo, di quelli che mi hanno preceduto, degli relatori che mi hanno preceduto, che pare appunto abbiano fatto delle ottime relazioni, insomma. Allora, io comincio dal titolo, nel senso che questo disordine della natura mi ha un po' interrogato. Che cosa significa il disordine della natura? Capisco le intenzioni che, come dire, noi stiamo disordinando la natura, ma mi sono chiesto se la natura è ordinata e siamo noi che la disordiniamo, diciamo, adesso il verbo non è molto bello, oppure se la natura è di per sé disordinata. Ecco, io partirei da questa seconda affermazione perché mi serve, mi è utile per dimostrare delle cose. Ecco, nel 600, nel 700 si pensava che la natura fosse ordinatissima, anzi funzionasse come un orologio. Galileo, diceva che prima o poi la natura sarebbe stata scritta nei simboli della geometria e della matematica, ecco. Era l'epoca della scienza nuova, quindi c'era questa onnipotenza per cui si pensava che la natura fosse domabile. Ecco, Bacone diceva che la natura è un po' come una prostituta, diceva bisogna appunto che ubbidisca ai nostri ordini. Ora, perché dico che la natura è disordinata? Beh, voglio dire, in apparenza basta osservare, ci sono tantissime specie di vegetali, tantissime specie di animali, ci sono tanti paesaggi, ci sono luoghi freddi, luoghi caldi, eccetera. Come dire, tutto questo farebbe pensare a qualche cosa che non è proprio ordinato. In realtà, ecco, questo è il primo obiettivo a cui vorrei arrivare. Questo disordine è funzionale proprio all'equilibrio della biosfera. Ecco, intendo innanzitutto per biosfera l'ambiente che abitiamo, poi definirò meglio, ma insomma è anche un termine analogo a quello di natura, quando natura, biosfera, ecco. In realtà la biosfera è un termine più scientifico, diciamo, che non fa parte del linguaggio comune, ma come vedremo, questo sostituisce quello di natura. Dicevo, la biosfera, questo disordine della natura è funzionale alla biosfera, alla sopravvivenza della biosfera, perché è un po' come la biosfera funziona un po' come tante specie viventi, tante specie vegetali e animali, cioè produce, secondo Darwin, ogni specie produce voglio dire, più filiazioni, più figli di quanto dovrebbe, perché, voglio dire, in situazioni di catastrofi, in situazioni di rivolgimenti globali, voglio dire, questo fa sì che la specie
sopravviva. E quindi anche la natura, diciamo, ha questa ridondanza, ecco, introduciamo quest'altro termine, ridondanza, che nel linguaggio comune significa qualcosa di negativo. Si dice sei ridondante, insomma, dici delle cose, ne ripeti spesso delle parole, dei significati. Ecco, in natura, diciamo, nell'ambiente un po' scientifico, la ridondanza, secondo la teoria delle informazioni, la ridondanza è un termine positivo, nel senso che significa che, voglio dire, ci sono delle parti, per esempio nell'organismo, che in caso di stress di alcuni organi intervengono quasi per sostituirli, diciamo, no? Un esempio tipico è il cervello, insomma, sappiamo che se una parte viene lesa, le altre parti, voglio dire, in qualche modo assumono una funzione, come dire, riparatrice, insomma, no? Che è molto cieco, ha un udito particolare, eccetera, eccetera, insomma. Quindi diciamo, questo disordine della natura, questo eccesso di specie, di animali, vegetali, eccetera, è funzionale alla sua sopravvivenza. Nel corso dei milioni di anni sono avvenuti catastrofi sul pianeta quando non c'era l'uomo e questo ha permesso appunto ad alcune specie di continuare a sopravvivere, insomma, cosa che invece se fosse stato. Diciamo, se la natura fosse ordinata, cioè avesse un certo numero di specie, un certo numero di, voglio dire, in caso di catastrofi non sopravviverebbe. Ecco, quindi la biodiversità, ecco, questa biodiversità possiamo anche definirla una ridondanza necessaria alla sopravvivenza. Ecco. Oh, prima di entrare nel merito di questo significato di disordine, vorrei ricordare alcuni fondamentali. Il primo è questo: milioni o forse miliardi di anni fa l'atmosfera del pianeta era un'atmosfera velenosa, voglio dire, in cui nessuna specie vivente sarebbe potuta comparire, ecco, tantomeno sopravvivere. Poi nel tempo arrivò l'alga azzurra, le grandi foreste, col meccanismo della fotosintesi, sapete. Fotosintesi significa fare luce, fare cose con la luce. E questa fotosintesi funziona in un modo semplicissimo, cioè un po' di energia del sole, qualche molecola d'acqua e di minerali ed ecco che spunta la pianta. A un certo punto nel corso di milioni e milioni di anni le piante si sono sviluppate fino a formare le grandi foreste e hanno sottratto per milioni di anni l'eccesso, diciamo eccesso dal punto di vista umano, di anidride carbonica, cioè di carbonio dall'aria, fino a portare la composizione dell'aria al valore attuale, cioè 78% di ossigeno e 21% di azoto. A questo punto è nata la biosfera, cioè. Che innanzitutto diciamo una cosa fondamentale: la biosfera è un prodotto del Sole, così come la vita, voglio dire, sul pianeta è un prodotto del Sole. Senza, voglio dire, il Sole non sarebbe mai successo niente, mai nessuna forma di vita sarebbe nata. La biosfera è anche chiamata la buccia dell'arancia blu, buccia perché è molto sottile rispetto, diciamo, al diametro del pianeta. Pochi chilometri, adesso dirò, sono in totale circa 40 chilometri di spessore, dell'arancia blu perché voi sapete dallo spazio questo pianeta è appunto su una colorazione blu. Quindi si tratta di una corona sferica, cioè innanzitutto diciamo meglio, la biosfera è il luogo dove è nata e si sviluppa la vita. Fuori dalla biosfera non c'è vita. Quindi è una corona sferica dalla profondità, ho detto, di circa 40 km, ovvero 10 km sotto il livello del mare, dove c'è l'idrosfera, lì c'è
ci sono forme di vita, poi c'è la crosta terrestre, la litosfera e l'atmosfera dove c'è l'ossigeno fino a 10-15 km, diciamo. Ed è molto improbabile, questo lo annuncio, ma poi cercherò di spiegarlo, che la biosfera ci sia una biosfera in altri pianeti. Quindi la biosfera è un fatto abbastanza miracoloso per come è nato e come si è sviluppato. E il motivo per cui noi diciamo, fino a prova contraria, ovviamente, che negli altri pianeti non c'è vita, è che negli altri pianeti difficilmente si è potuta sviluppare una biosfera. Allora, il primo problema, dicevo, parlavo dei fondamentali, è dove è finito il carbonio sottratto dall'aria. Perché questo ha consentito la nascita della vita, nel senso che con quella percentuale di anidride carbonica che c'era prima delle grandi foreste, nessuna specie vivente sarebbe potuta nascere. Usando un linguaggio metaforico, possiamo dire che le grandi foreste hanno virtuosamente, a beneficio del vivente, ripulito l'aria e eliminati i gas benefici. Quindi il carbonio è stato sottratto dalle grandi foreste. Sappiamo come funzionano gli alberi: sottraggono carbonio e producono ossigeno, ed è stato sepolto sotto le viscere della terra. Cioè, possiamo dire che il carbonio, l'anidride carbonica, è un rifiuto, voglio dire, cioè la nascita della vita si è potuto accadere questo fatto proprio perché questi rifiuti dell'anidride carbonica è stata sottratta dall'atmosfera e messa sotto la crosta terrestre. E questi sono i fossili, cioè il carbone, il petrolio, eccetera, eccetera, quello che chiamiamo l'oro nero. L'oro nero in realtà è un rifiuto della biosfera. Ora, ecco, per capire che cosa stiamo facendo noi, l'Homo sapiens, pensate che ci sia una sorta di spazzino, voglio dire, che voglio dire, un bel giorno tira fuori, getta, riversa nella strada tutto il carbonio che è stato sottratto dalle grandi foreste. Ecco, noi stiamo facendo un'operazione di questo genere, il che significa rinvertire il ciclo e riportare l'atmosfera a quei valori, ovviamente in un tempo molto lungo, ma non troppo, riportare l'atmosfera a quei valori diciamo, che antecedenti alla nascita della vita. Cioè, noi possiamo parlare di emissioni zero solo quando, e questo lo dico perché poi voglio dire, parlerò di certe tecniche che si ritengono innovative. Diciamo che l'obiettivo delle emissioni zero sarà possibile solo quando smetteremo di usare i fossili, ovvero i rifiuti della biosfera. La prima cosa da sconfessare, ecco, io dirò alcune cose che, come dire, non, che sono state spesso propagandate, ma dicendo, vabbè, non dobbiamo preoccuparci, ma poi invece si sono rivelate estremamente pericolose. Ecco, un tempo non tanto lontano, forse lo diciamo ancora adesso, usiamo l'energia nucleare, anziché i fossili, prendiamo l'energia nucleare. Ora, questa energia nucleare si può ottenere in due modi. Un primo modo è quello della fusione di atomi. Due atomi si fondano e producono una grande quantità e liberano una grande quantità di energia, senza radiazioni nocive, non c'è nessuna radiazione nociva, non emettono radiazioni. Sarebbe questo un bel rimedio perché non dobbiamo preoccuparci delle radiazioni, neppure delle scorie, ma c'è un solo problema che per innescare un processo di fusione nucleare bisogna raggiungere temperature proibitive nelle
in corrispondenza delle quali qualsiasi contenitore di questo processo si scioglierebbe. C'è la fusione a freddo, voi sapete, se ne è parlato per anni cioè, di questo sistema, possiamo utilizzare la fusione a freddo, ma voglio dire, a parte tanti enunciati, poi questa cosa non si è mai riusciti a realizzarla. Noi utilizziamo come energia nucleare un secondo processo, e cioè la fissione dell'atomo. L'atomo si spacca e produce una grande quantità di energia. In questo caso il sistema è alquanto pericoloso perché ci sono radiazioni e poi le scorie radioattive da seppellire. Qui la storia la conoscete tutti, Chernobyl, Fukushima, eccetera, e voglio dire, è un sistema estremamente pericoloso perché emette radiazioni. Ecco, qui allora diciamo subito una cosa importante. Noi una grande centrale nucleare ce l'abbiamo, che non emette radiazioni, è il Sole. E voglio dire, l'energia che ci viene da questa centrale nucleare è assolutamente gratis, durerà per milioni di anni, non sappiamo fino a quando il Sole non si spegne, non si trasformerà in una nuova, non si spegnerà, ed è gratis, appunto. E da lì che dobbiamo prendere l'energia. Il secondo principio, qui vado un po' veloce perché mi è stato detto che è stato già trattato, è quello del principio di entropia. L'entropia, come sapete, è un misuratore del disordine, ovvero è lo stato, corrisponde allo stato più probabile, e lo stato più probabile è quello del disordine. Se mettete 50 palline bianche e 50 palline nere dentro un sacco, e poi voglio dire, lo mescolate un po', ovviamente togliendone una alla volta non succederà sicuramente che prima escono tutte le nere e poi tutte le bianche o viceversa, cioè il disordine è lo stato più probabile. L'entropia è un nemico irriducibile perché significa che ogni volta che noi operiamo una trasformazione energetica, riduciamo l'energia libera, cioè riduciamo l'energia ulteriormente trasformabile, cioè l'energia si degrada. Insomma, qui è interessante anche fare un paragone tra il primo principio e il secondo principio della termodinamica. Il primo principio dice che l'energia nel mondo e nell'universo, anzi, è costante, per cui non dobbiamo preoccuparci. Anzi, secondo questo principio non dovremmo nemmeno pagare le bollette all'Enel perché non si consuma mai l'energia, è costante. Il secondo principio, che è un principio invece qualitativo, dice che l'energia si degrada, cioè ogni trasformazione di energia, ad ogni trasformazione di energia, l'energia che otteniamo è una forma più degradata di quella iniziale. Ora l'entropia ci interessa, questo non so se è stato detto, ci interessa per un fatto importante, cioè in qualche modo su questo pianeta è accaduto qualcosa di miracoloso, diciamo così. Cioè, voi sapete che l'entropia non può mai diminuire, o è costante o in genere aumenta perché i processi sono irreversibili, non si può tornare indietro. Se riavvolgiamo il film di un processo, voglio dire, non possiamo mai ritornare nell'origine perché, voglio dire, il meccanismo è irreversibile. Ora, l'entropia, la vita sul pianeta è comparsa proprio in base al fatto che l'entropia è localmente diminuita. Voi direte, ma che significa questo? Perché c'è stato detto che l'entropia al massimo è costante, ma in genere è in aumento. Com'è possibile che su questo pianeta l'entropia sia diminuita? Ecco, la spiegazione è molto semplice, nel senso che il pianeta riceve energia dal Sole, quindi energia ad altissima temperatura e quindi a bassa entropia. Ad alta entropia, scusate, a bassa entropia. L'energia solare,
in parte rimbalza attraverso le nuvole, in parte entra nel pianeta, scalda il pianeta, poi c'è un'energia che ancora nella forma di calore che viene espulsa dalla Terra, passa attraverso la fascia di gas serra, in parte torna indietro, e quindi la Terra emette calore a bassa temperatura, cioè ad alta entropia. Allora, il meccanismo di aumento di entropia sul pianeta, cioè il passaggio dal disordine all'ordine, perché questo è successo, questo è il fatto miracoloso, cioè un passaggio dal disordine all'ordine, cioè una diminuzione di entropia. Ecco, questo in realtà solo apparentemente non è, diciamo, in linea col secondo principio, perché se noi prendiamo come sistema di riferimento Sole, Terra e spazio, voglio dire, abbiamo che l'entropia di nuovo aumenta, e aumenta perché il calore emesso dalla Terra è abbassato, l'energia emessa dalla Terra, cioè il calore, è appunto a bassa temperatura, cioè alta entropia. Quindi, oltre ai combustibili fossili, diciamo che la biosfera, oltre ai combustibili fossili intesi come rifiuti, la biosfera produce un altro rifiuto, che è l'energia solare emessa nello spazio. Ora, tra l'altro, l'entropia, appunto, forse Rino Genovese che l'ha trattata da un punto di vista filosofico, sappiamo che è un argomento molto interessante, perché anche Freud se n'era occupato. Tra l'altro, il secondo principio della termodinamica è l'unico principio fisico che in realtà regola la vita. Georgesco Regon, che era un bioeconomista, sosteneva appunto questo discorso, cioè, voglio dire, più ci muoviamo, più produciamo, più eccetera, eccetera, e più aumenta l'entropia, e questo è appunto un principio inesorabile, per cui in realtà dovremmo, come dire, vivere secondo un'altra modalità. Da questo punto di vista, diciamo che la sostenibilità, almeno così come viene definita, è un obiettivo irraggiungibile, perché, voglio dire, è proprio contrario al secondo principio della termodinamica, cioè non c'è nessun processo è efficiente al 100%, nel senso che, così come non possiamo riciclare i rifiuti al 100% per via del secondo principio, quindi la sostenibilità, diciamo che non va mai presa come sistema risolutivo in assoluto, ma semmai come obiettivo, cioè avviciniamoci alla sostenibilità. Allora, qui dico un po' delle cose che affermo da diversi anni, cioè, detto questo, cioè, parlato dei fondamentali che regolano la biosfera, quindi spero che di essere riuscito a dare un'idea di come funziona la biosfera. Gregory Bateson, che era un grande epistemologo, ecologo, psichiatra, era tante cose, insomma, usando un linguaggio metaforico preso a prestito dalla Bibbia, visto che lui era un profondo conoscitore della Bibbia, diceva che il Dio ecologico non può essere beffato, ovvero in ecologia non esistono scorciatoie. Tra l'altro, io sono molto affezionato a questa affermazione, e non vi nascondo che ho riletto tutto il programma della transizione ecologica alla luce di questo messaggio, e devo dire che invece, insomma, poi forse ne parlerò se c'è tempo. In questo obiettivo della transizione ecologica ci sono molte beffe, cioè molte scorciatoie, voglio dire. Allora, qualche anno fa Edgar Morin sosteneva che l'ecologia,
che lui considerava come un sapere trasgressivo che attraversava tutti gli altri saperi, era diventato nelle nostre università, nelle accademie, una disciplina al pari di altre, perdendo proprio questo carattere trasgressivo, diciamo. Ora, con il diffondersi dell'allarme per i cambiamenti climatici, credo che la sensibilità dei governi sia aumentata almeno, tant'è che lo stesso Biden, voi sapete, è rientrato, ha firmato un ordine esecutivo per rientrare nell'accordo di Parigi sul clima e ha fatto altre cose, tipo revocando, diciamo, dei permessi federali a certi oleodotti che appunto perché voleva appunto vuole avvicinarsi a un problema di sostenibilità. Qui dico qualche cosa sulla transizione ecologica. Io all'inizio ho sperato che Cingolani, che è stato proposto al Ministero dedicato appunto alla transizione ecologica, visto che è un fisico, ho pensato che in realtà era una scelta adatta, cioè una persona competente per affrontare il problema dei cambiamenti climatici, comunque della transizione ecologica, diciamo, sulla base della sua esperienza di fisico. In realtà ho letto le 6 schede che lui ha preparato per quanto riguarda il programma di questo nuovo ministero e sono rimasto molto, molto, molto deluso perché in qualche modo si affermano anche delle cose buone, ma anche il contrario. E di questo parlerò un po' più tardi, dico dopo, e quindi voglio dire, in queste schede preparate dal ministro per la transizione ecologica, non ho notato niente di nuovo se non il fatto di trovare di nuovo delle scorciatoie per evitare i cambiamenti climatici. Più in particolare vorrei dire, insomma, ha osservato Roberto Mancini, non c'è, anzi c'è l'illusione mortale che si possa andare avanti con il capitalismo opportunamente revisionato. D'altra parte, se voi provate, insomma, io a me è successo, l'ho fatto, a confrontare i contenuti ecologici e il messaggio dell'enciclica Laudato Si' di Papa Francesco con questi programmi del Ministero, la transizione ecologica, vedete che c'è una differenza enorme. Nel documento papale l'ecologia integrale parte dal creato, che io credo noi, quelli che non sono fedeli, potrebbero dire biosfera, insomma, creato, biosfera. Partono dal creato che abbraccia tutto il vivente, in una catena di relazioni senza discontinuità, voglio dire, no? E non ci può essere, sempre in questa enciclica papale, una transizione ecologica lasciando fuori disuguaglianze, povertà e ingiustizie. Ma questo perché, voglio dire, in questo equilibrio della biosfera, appunto, diciamo così, il disordine ha una sua funzione, quindi queste forti disuguaglianze, la povertà, l'ingiustizia, invece mettono a rischio proprio il funzionamento di questa biosfera. Con l'istituzione del nuovo ministero a me è parso, cioè, il solito tentativo tecnologico di alcune lobby di sostituire l'uso dei fossili con invenzioni quantomeno fantasmagoriche, che comunque non eliminano il problema dell'uso dei fossili. Io qui vorrei fare qualche esempio. Ecco, il primo esempio è la nuova civiltà idrogeno. Di questo ne parlò molti anni fa Rifkin, dicendo
siamo entrati nella nuova civiltà idrogeno, non ci dobbiamo più preoccupare dell'inquinamento, perché l'idrogeno, appunto, se usato come energia, produce ovviamente acqua, nel senso che viene dall'acqua e produce acqua. Quindi le automobili, per esempio, dai tubi di scappamento delle automobili uscirà solo acqua e non più anidride carbonica. Ecco, c'è un problema, che l'idrogeno non è un'energia, è un po' come la corrente elettrica, insomma, cioè è un vettore, trasporta energia, può trasportare energia, però bisogna produrlo, non esistono le miniere di idrogeno. Ecco, bisogna produrre l'idrogeno e questo richiede molta energia. Ecco, e quale energia? Allora, in queste un po' falsificazioni che ci vengono dai media, dalla propaganda, eccetera, si dice, beh, l'energia per produrre l'idrogeno useremo un'energia alternativa. Ma qui si ritorna appunto da capo, cioè nel senso che se esistesse l'energia alternativa, se noi facessimo ampio uso di energia alternativa, forse non ci sarebbe bisogno appunto nemmeno dell'idrogeno. Altra invenzione, oggi ne parla molto, ne ha parlato già molto precisamente Federico Butera sul Manifesto, oggi ne parla ancora, e cioè l'altra invenzione è la carbon capture and sequestration. Che cosa significa? Significa in sostanza ricatturare la CO2 prodotta, perché l'era dei fossili quindi non è mai finita, insomma. Cioè non possiamo evitare di bruciare combustibili fossili, però voglio dire, possiamo inventarci un sistema di catturare la CO2 prodotta e pomparla sottoterra. Guarda caso, ciò che ha fatto la biosfera in milioni di anni con le grandi foreste, cioè ha fatto semplicemente questo, senza danneggiare nessuno, insomma. E questo ovviamente è un procedimento molto complicato. Come si separa la CO2 dall'aria? Perché, voglio dire, ovviamente si mescolano nell'aria, bisogna separarla. Per separarla ci vuole altra energia. E come si pompa sottoterra, voglio dire, ammesso che siamo riusciti a separarla, anche qui, scusate, anche qui si farà ricorso ad altre energie. La risposta è, bene, lo faremo con energia alternativa. Infine le auto elettriche, questo è un grande inganno, diciamo. Le auto elettriche, è stato detto, ci sono riviste scientifiche che lo dimostrano, che sono allo stato attuale più inquinanti di quelle tradizionali. Più inquinanti non perché sia inquinante l'energia elettrica, ma più inquinanti perché fanno uso di batterie e quindi di metalli rari come il litio, o come voglio dire il cobalto, che voglio dire, sapete in questi giorni che è successo le cose successe nel Congo. Ecco, il Congo è per esempio uno degli stati che possiede molti di questi metalli, cioè di litio e cobalto. Benissimo. Una volta che la macchina elettrica non funziona più, c'è il problema dello smaltimento di questi metalli che, voglio dire, sono certamente non neutri. E dove li smaltiamo? Beh, voglio dire, allo stato attuale possiamo solo pensare che ci sono degli stati pattumiere, come appunto il Congo, dove possiamo prelevare queste sostanze, voi sapete, con un lavoro che praticamente somiglia molto allo schiavismo, e poi ributtare queste sostanze in queste discariche, diciamo, di questi paesi, aumentando il degrado del territorio. Ecco, io arrivo un po' alla conclusione di questa relazione,
Mi pare che siamo molto lontani dall'enciclica Laudato Si' di Papa Francesco, dove in sostanza quello che era la vera transizione ecologica passava per un cambiamento degli stili di vita. Io qui vorrei ricordare Langer, il quale diceva più lento, più profondo, più dolce. Sono le tre frasi che per sostituire il motto delle Olimpiadi, che era il più veloce, il più alto, eccetera, eccetera, insomma. Ecco. Quindi, nella Laudato Si', la crescita fa parte della condanna del consumismo, la conversione ecologica fa parte della condanna al consumismo, del consumo inutile di suolo, dell'uso delle auto, del turismo di massa, della produzione agricola, eccetera, eccetera, insomma, tutte cose che poi voi sapete hanno, molte di queste hanno contribuito all'attuale pandemia, per esempio l'allevamento intensivo degli animali, che probabilmente è stata una delle cause dello spillover, del salto di specie, eccetera, eccetera. Ecco, qui poi c'è da chiedersi, da porsi un po' questa domanda, ma se partiamo dalle premesse che sono nella Laudato Si', questo significa rinunciare al progresso? Ecco, qui voglio dire, questa è una domanda importante, perché è proprio qui il nodo, cioè come si fa, voglio dire, ad avere un rapporto più sano con la natura, con la biosfera, un rapporto di equilibrio, chiamiamolo sostenibile, insomma, quello che sia, senza rinunciare, voi sapete, ai dogmi dell'economia, dello sviluppo, eccetera, eccetera. Beh, io direi che intanto Leopardi ci ha insegnato delle cose, già con Leopardi, cioè lui diceva: questo secolo superbo e sciocco, la frase tanto, 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 tante volte sentita, delle magnifiche sorti progressive, cioè una frase ironica sul progresso. Beh, il progresso dovrebbe significare una cosa diversa, che forse non abbiamo mai in passato definito così, cioè ritrovare un'alleanza con la terra, con le altre specie, non saccheggiando gli habitat naturali, eccetera, eccetera, ma una convivenza con tutte le altre specie, e soprattutto una convivenza nella specie umana, tra le diverse etnie, voglio dire. Dunque, io credo, ecco, in ultima analisi, che il messaggio di Bezzola: l'ecologia non può essere beffata, e non esistono scorciatoie per aggirarla. Questo, in qualche modo, è una frase che dovrebbe orientarci per quanto riguarda le nostre scelte. Finisco con una poesia che forse tutti quanti avete un po' studiato a scuola, che è Il vecchio marinaio di Coleridge. Perché è una poesia che non credo sia stata scritta per motivi ecologici, ma che invece contiene molta sapienza ecologica. In questa poesia, lunghissima, tra l'altro, un vecchio marinaio racconta la propria storia in un'osteria ad un amico. Che cosa è successo? Beh, che quando era giovane si era imbarcato su una nave, e questa nave, durante questo viaggio, aveva ucciso un albatros. L'albatro è una figura sacra per i marinai, e infatti sulla nave si era abbattuta una maledizione, cioè la nave non poteva più approdare in nessun porto. Il marinaio vecchio, diciamo, allora ancora giovane, ma insomma diventato vecchio, doveva portare con sé, era costretto, era condannato anzi, a portare con sé sulle spalle il cadavere dell'albatro,
gli altri marinai ad uno muoiono tutti. Questa maledizione va avanti per anni, insomma, fin tanto che questo vecchio marinaio, un giorno affacciato sulla, non so come si chiama, tolda della nave, assiste a uno spettacolo incredibile, cioè degli animali marini che fanno l'amore, che giocano, eccetera, eccetera, e si commuove. Si commuove e improvvisamente questo albatro che sosteneva sulle spalle cade in terra e la nave approda finalmente a un porto e il marinaio si libera di questa maledizione. Che cosa ci insegna con questa poesia? Beh, ci insegna appunto quello che diceva Benson, che in ecologia non esistono scorciatoie. Oggi noi potremmo dire in linguaggio politico, diciamo, beh, bastava che questo marinaio chiedesse scusa, insomma, e finiva tutta questa storia, tutta questa tragedia. Ecco, in realtà ci vuole, voglio dire, un pentimento autentico, cioè un pentimento autentico. A un certo punto il marinaio ha un contatto con la natura, si diventa lui stesso natura e quindi capisce l'immagine che vede di questi animali marini che giocano, eccetera, eccetera, si commuove, si sente parte di questo evento e solo allora, voglio dire, l'albatro cade insomma, la maledizione si arresta. Cioè, l'insegnamento di Bateson, che non esistono scorciatoie, credo sia importante. Bisognerebbe forse premetterlo, ecco, nei programmi di sostenibilità, nei programmi che hanno come obiettivo quello della sostenibilità, della salvaguardia della natura, della biosfera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, Gregory Bateson sosteneva altre due cose, cioè che se c'è un fine ecologico, bene, anche i mezzi per raggiungere questo fine dovrebbero essere ecologici, il contrario della vulgata machiavellica, diciamo, no? Il fine giustifica i mezzi. Quindi voglio dire che se noi abbiamo un problema davvero di un obiettivo di sostenibilità ecologica, diciamo così, di mantenimento di questo equilibrio della biosfera che si è formato nel corso dei milioni, dei miliardi di anni, beh, allora anche i mezzi che adopriamo, che utilizziamo per raggiungere questo fine, devono essere anch'essi ecologici. Da queste affermazioni non c'è via di scampo, nel senso che non possiamo essere furbi, ecco, questo credo che sia l'ammonimento principale. Detto questo, io termino la lezione, sono 6:22, mi pare che vada bene. Bene, grazie, grazie Enzo Scandurra. E chi vuole intervenire può farlo. Eventualmente, se qualcuno vuole anche mandarmi un messaggio in chat per annunciare il proprio intervento, così facciamo un ordine più preciso. Prego. Posso fare una domanda immediatamente? Sì, va. Allora, è proprio una domanda. Vorrei che Enzo ci chiarisse la sua posizione sulla decrescita, perché tutto quello che lui dice va in questa direzione, nella direzione della decrescita, la latouche, diciamo così. E vorrei che ci chiarisse un po' questo punto, perché io sono del tutto d'accordo sul fatto che, come dice Bateson, non esistono scorciatoie in ecologia, ma è anche vero che esistono in realtà poche strade. E tra queste strade io non inserirei quella della decrescita, perché l'idea di un semplice ritorno all'indietro, in definitiva, è una proposta che non può essere in nessun modo praticata. Non è un volere evitare, diciamo, di prendere una scorciatoia, è proprio una strada che non c'è più.
questa della decrescita. Per questo vorrei che lui mi chiarisse la sua posizione su questo, perché se c'è una tendenza inevitabile all'entropia, se noi comunque per il semplice fatto di vivere consumiamo irreversibilmente dell'energia, e allora bisogna arrivare alla conclusione che noi possiamo soltanto rallentare quel disordine cosmico a cui alla fine si approderà, per così dire, e anche rallentare la fine della specie sulla Terra e così via. Cioè, possiamo sicuramente fare qualcosa, ma non possiamo far ritornare indietro la freccia del tempo. Ecco, questo è il punto. Se c'è un'irreversibilità del tempo, noi abbiamo perso anche la possibilità di una decrescita, non ha più senso questo. E quindi anche la distinzione che io condivido fra progresso e sviluppo. Non dobbiamo ridurre il progresso al semplice sviluppo, sarebbe una visione produttivistica, industrialistico, novecentesca, quella di ridurre il progresso allo sviluppo. Io condivido il fatto che il progresso sia un'altra cosa, che bisogna cercare una nuova alleanza, quindi condivido tutte queste cose, però è anche vero che noi qualcosa pur dobbiamo fare. Per esempio, è anche vero che le auto elettriche non è che non inquinino, inquineranno in un altro modo, per così dire, ma è anche vero che fermo restando che non possiamo rendere alcuni continenti delle pattumiere, è anche vero che le emissioni che le auto elettriche avrebbero sarebbero comunque infinitamente minori di quelle che ci sono ora, e quindi ci sarebbe un qualche vantaggio a usare le auto elettriche anziché quelle tradizionali. Mentre nella visione che almeno sembra avere Enzo, in definitiva dovremmo del tutto rinunciare alle automobili. Ora, io penso che le automobili vadano usate con oculatezza, bisogna diminuire sicuramente le automobili, non so, aumentare il trasporto collettivo, questo l'ho sempre pensato, era già un errore negli anni 60 in Italia puntare tutto sulla motorizzazione, e tuttavia sulle autostrade, sulla motorizzazione privata. E tuttavia noi siamo in una situazione in cui adesso, se vogliamo mettere una qualche toppa, dobbiamo pur dire che tutto sommato l'auto elettrica, diminuendo il numero delle auto il più possibile, eccetera, sarebbe l'unica soluzione. È un esempio questo. Puoi rispondere subito, Enzo? Sì, va bene. Io non sono un fan della decrescita, nel senso che è un termine che non mi piace, lo associo a quello di dieta, insomma, no? La decrescita, devi fare la dieta, ma perché? Non mi piace questo termine. Però vorrei rispondere a Rino che il problema, certamente noi possiamo continuare a usare le macchine, però c'è un problema che, per esempio, le nostre grandi città, le megalopoli, sono un incubo, sono un inferno, voglio dire. Lì dentro non è recuperabile più niente, perché non ci si può spostare a piedi, non si può avere un rapporto equilibrato con la natura, c'è un inquinamento pazzesco, eccetera, eccetera. Quindi in questo senso non è che dobbiamo tornare ai villaggi, ma magari, come ci sta dicendo anche la pandemia, voglio dire, forse è piuttosto più sostenibile una vita in centri urbani di dimensioni ridotte. Dobbiamo evitare questo gigantismo, insomma, no? Che non è soltanto un gigantismo nelle città, ma anche un gigantismo nelle infrastrutture, l'alta velocità, collegamenti sempre più veloci. Insomma, la velocità, ecco, no? Questo è uno dei problemi che dobbiamo affrontare. D'altra parte, vedi Rino, il problema non è l'idrogeno o le macchine elettriche, il problema non è soltanto quello che ho detto, il problema è chi gestisce queste cose. Se di nuovo si formano dei gruppi di potere, per cui l'idrogeno diventa, la produzione di idrogeno diventa, come dire, un sistema delle grandi compagnie, così come adesso succede per il petrolio, siamo da capo 12. Cioè,
Qui bisogna ritrovare un senso nella vita quotidiana, cioè voglio dire, piantare alberi, camminare, passeggiare, anche spostarsi con la macchina quando è necessario. Ma quando è necessario, voglio dire, ormai voglio dire, gli spostamenti non avvengono avvengono per necessità di lavoro, di tante cose, ma voglio dire, non certo per esigenze umane, voglio dire, no? Perché altrimenti se uno prende la macchina e si va a fare una passeggiata in qualche comune vicino, io non credo che ci sarebbe questo traffico enorme come c'è adesso, insomma. Quindi dobbiamo ritornare a una vita più sobria. Io non so, non c'è un'altra. Ecco, non, per questo non ho simpatie per la decrescita, che avrei una vita più sobria, non decrescita, perché decrescita, voglio dire, bisognerebbe cambiare. Abitudini, modelli, eccetera, ma non riproporre di nuovo un modello, come quello della decrescita, insomma. Grazie, c'è Grazzini che vuole intervenire. Giuseppe Grazzini. Sì. Io volevo intervenire sulla base dell'ultimo ragionamento fatto da Scandurra sul pentimento del marinaio, però proprio facendo riferimento alla Laudato Si, più che pentimento, bisognerebbe parlare di conversione per restare in un modo di ragionare cristiano e cattolico, che significa cambiare il modo di pensare. E questo è importante perché, per esempio, la Laudato Si, per la prima volta viene detto poco, ma la Laudato Si cambia la posizione della Chiesa rispetto alla natura, in quanto l'uomo non è più il padrone della natura, ma fa parte della natura, che è appunto la conversione di cui avremmo bisogno. E allora in questa ottica, per esempio, io non ho fatto osservazioni quando abbiamo organizzato i dibattiti sul termine disordine della natura, ma come è stato accennato all'inizio da Scandurra, il problema vero è che l'ordine e il disordine non sono concetti della natura. Sono idee nostre, sono legate alla nostra difficoltà di gestire le informazioni con cui possiamo avere a che fare. E quindi non esiste l'ordine della natura, esiste l'idea di ordine che abbiamo in testa noi. E in questo senso le cose possono cambiare drasticamente se appunto ci convertiamo. E con riferimento all'ultimo discorso di Rino sulla crescita, la decrescita, ma il problema è quello di inserirsi all'interno di un flusso negentropico che è quello del sole. Cioè noi abbiamo a disposizione una sorgente e dobbiamo utilizzarla coerentemente, e questo significa copiare anche la natura, perché in natura molti scarti sono risorse per altre specie per altri livelli. Noi invece tendiamo a sfruttare al massimo certi gradienti di temperatura o di concentrazione, poi buttando via tutto quello che consideriamo scarto, inquinamento dal nostro punto di vista. E questo è il nodo vero da affrontare perché richiede un cambiamento culturale. Quindi non è un problema di decrescita. Già il termine decrescita fa parte di una certa impostazione culturale, per cui la crescita è necessaria e ridurre o limitare la crescita viene visto male perché non fa parte della nostra mentalità attuale. Ragionare in un'ottica di flusso esistente, continuo, all'interno del quale inserirsi, richiede un atteggiamento molto diverso e un'idea di ordine completamente diversa. Grazie. Grazie, c'è Tommaso Cavallo. Scusate, non riuscivo a trovare il microfono, è restato. Niente, io
ascoltato con interesse tutta questa discussione e la relazione di Enzo, e credo che appunto il problema non sia tanto quello del disordine della natura, ma appunto dei danni che stiamo producendo al pianeta e alla biosfera con appunto un sistema di vita che è il sistema di vita di cui non si vede prossima la fine, perché è vero, Biden avrà diciamo sospeso la decisione di Trump di uscire dalla COP20 di Parigi, ma effettivamente diciamo il modello di vita che gli americani sono riusciti a esportare anche in un paese dalla tradizione millenaria e che certo soffriva anche di carestie e di fame come la Cina, ma noi abbiamo appunto questi grandi, queste diciamo popolazioni enormi dove appunto ci sono queste megalopoli che, di cui appunto è difficile prevedere una fine entro tempi diciamo normali e una riduzione a una vita di nuovo in accordo con la natura, perché queste megalopoli appunto esistono e esistono perché esistono anche 8 miliardi di persone che sono appunto però anche il frutto di conquiste scientifiche diciamo diceva una volta Michel Serre che lui non aveva voluto occuparsi di fisica e che aveva degli amici biologi che dicevano: noi non abbiamo studiato fisica perché non vogliamo appunto costruire le bombe. Però in realtà, ad esempio, tutti i progressi della medicina e della biologia hanno fatto sì che diciamo ci sia stata una esplosione della popolazione. Insomma, c'è un problema anche appunto del numero di abitanti sul pianeta che diciamo tutti noi probabilmente appunto che abbiamo i capelli molto bianchi, quei pochi che ci sono rimasti, ci ricordiamo che quando andavamo all'elementare ci si diceva che saremmo arrivati quasi a 2 miliardi di persone perché c'erano 600 milioni di cinesi, ma insomma nel giro di un'esistenza che si è prolungata appunto, anche lì ci sono i vantaggi che ha dato la scienza, lo sviluppo eccetera. Ma è il modo di vita consumistico, insomma, capitalistico che avvelena il pianeta, e questa è una strada impercorribile perché abbiamo dei limiti, insomma, no? Ci sono dei limiti nello sfruttamento delle risorse e il pianeta non può reggere, ad esempio, il sistema di produzione agricola e di allevamenti industriali, perché questo sono, diciamo, distruttivi proprio anche del... Nietzsche diceva il deserto cresce, ma in realtà a far crescere il deserto, a rendere i terreni agricoli sempre più improduttivi e sempre più inquinati, perché diciamo con pesticidi eccetera, che ad esempio distruggono l'attività dei lombrichi, dei vermi della terra, che avevano appunto anche lì una funzione simbiotica con le piante, no? C'è diciamo questo ecologo francese, Michel Boucher, un vecchio studioso appunto dei vermi di terra, e che spiega ad esempio come appunto questi terreni si siano impoveriti proprio per l'uso di una agricoltura che è quella che diciamo la comunità europea, l'Europa Unita continua a finanziare, e finanziando appunto sempre lì dei monopoli poi che vendono appunto, e quindi oggettivamente il problema è di una conversione che ci deve essere, ma che avrebbe bisogno di una conversione politica, e dove diciamo la critica del capitalismo dovrebbe diventare nuovamente centrale, perché è un sistema di produzione che ormai diciamo ha mostrato i suoi limiti, però appunto è una strada che diciamo sembra la più difficile da imboccare, insomma. Mi fermo qui, insomma. Dico anch'io una cosa e poi ti ripasso la parola, Enzo. Dunque, per quanto riguarda il termine disordine della natura, naturalmente avete ragione, il termine è stato scelto indicando un disordine indotto da noi umani
viventi in un universo del capitalismo nella natura, cioè non è un disordine, che poi la natura abbia un suo disordine di cui abbiamo parlato, legato al tema dell'entropia, eccetera, questo è un altro discorso. Ma ovviamente quando noi abbiamo discusso questa cosa pensavamo alla pandemia e quindi pensavamo a tutti quei fattori di disordine indotto, quindi ne avete citati tantissimi, quindi un disordine introdotto, diciamo, nella natura da un modo irresponsabile e insensato di sfruttamento. Molto interessante ho trovato il riferimento al piano della transizione ecologica, di cui parlava Enzo a un certo punto del suo intervento, e in particolare al fatto delle scorciatoie, cioè come non si possono prendere le scorciatoie. Ora è chiaro, per esempio, che se sull'idrogeno, ad esempio, ma probabilmente anche sull'energia solare, si crea un business paragonabile a quello del petrolio, sì, forse ci avremo dei vantaggi immediati, ma evidentemente è anche molto importante la logica con cui vengono usate queste energie. Ora, se la logica rimane quella capitalistica, in cui capitalistica in senso puro e stretto, in cui cioè occorre che si produca plusvalore, produrre plusvalore significa incrementare la produzione, perché il plusvalore non può rimanere statico. Se il plusvalore rimane statico, se il profitto rimane statico, la macchina del capitale non funziona. Quindi l'idea di incremento e di superamento continuo di ogni limite precedente non è un'opzione secondaria, ma è una essenza, è proprio una questione strutturale del capitale. Quindi il capitale deve produrre di più. Capitale deve aumentare i profitti, capitale deve produrre plus valore, più valore di quello che c'è all'inizio del ciclo che ha iniziato precedentemente. Quindi se rimane questo tipo di logica, noi possiamo applicare questo tipo di logica all'idrogeno, al sole, al petrolio, avremo dei vantaggi immediati in termini di riduzione del danno, ma a un certo punto la logica, cioè la logica proprio intensiva che c'è dentro questa macchina, prende il sopravvento e produce altri tipi di danno. Quindi quando Giuseppe parla di conversione, adesso senza appunto pensare necessariamente a una conversione religiosa, però ha ragione. Cioè qui, non so, è una conversione che però, oltre che avvenire nelle coscienze dei singoli, che è fondamentale, è un problema politico, perché è un problema politico ed economico. Perché, diciamo, finché ci manteniamo all'interno della logica del capitale, non possiamo pensare a un'effettiva riduzione del danno complessivo. Ci sarà, come diceva, mi pare, Derrida, un supplemento, cioè ogni farmaco è anche un supplemento di danno a lungo andare, cioè il farmacon si trasforma in un veleno, ecco. Ma cos'è che trasforma il farmaco in un veleno? Perché tutto è nato all'inizio come farmaco di qualcosa che c'era prima. Diventa veleno per l'intenzione di fondo che c'è dentro, il modo in cui viene usato, ed è il modo consono alla struttura del capitale. Naturalmente, quindi il problema è, adesso noi stiamo vedendo i limiti profondi di questa struttura del capitale, cioè la difficoltà enorme che il capitale ha in questo momento a gestire la crisi con i suoi strumenti tradizionali. Io non so, non mi sento di fare una previsione, riuscirà a operare una nuova distruzione creatrice, come si dice, come dicono gli economisti, cioè riuscirà a trovare una sua riforma interna ancora una volta, insomma, protrarre ancora, rimandare i tempi della resa dei conti, della catastrofe che ha prodotto sulla Terra. Non lo so, può darsi che ci sia un rinvio, no? Un catecon, un rinvio ad altro, un espediente, un nuovo farmacon. Però se l'intenzione di fondo rimane quella,
non ne usciamo da questo ciclo distruttivo. Ci saranno altri problemi dopo il coronavirus, altri coronavirus o qualcosa di analogo a quelli, perché è nel cuore, diciamo, della vita come oggi amministrata che si producono questi disordini. Ti ridò la parola, Enzo, e poi se ci sono altri interventi. Sì, l'obiettivo del seminario Disordine della Natura, ho capito benissimo che si intendeva nel senso di disordine creato dall'uomo, insomma. Però mi interessava, voglio dire, per un certo discorso, anche pensare alla natura disordinata, tra virgolette, insomma, ma per introdurre così i principi della termodinamica. Ma io sto vedendo da qualche settimana una nuova pubblicità in televisione di Amazon che dice: ridurremo il CO2 a zero nel 2030, 2050, non mi ricordo più, ma insomma non ha importanza. E poi subito dopo compaiono delle didascalie: abbiamo acquistato 100.000 macchine elettriche, eccetera, eccetera. Insomma. Allora, il problema è che questa conversione ecologica la faccia l'Amazon, di per sé mette i brividi, nel senso che non ci siamo, evidentemente. L'Amazon è quella che spinge al consumo di merci in modo voglio dire, innaturale, nel senso che tutti sappiamo che se uno va ad Amazon riesce col carrello pieno senza che prima di entrare ad Amazon avesse l'esigenza di acquistare quei prodotti. Quindi questo io per questo dicevo, Rifkin, d'altra parte, che aveva scritto qualche anno fa sull'era della civiltà idrogeno, cioè credo una decina d'anni fa, non so, 15 anni fa, eccetera, lui stesso pensava a una forma di produzione dell'idrogeno casalinga addirittura, cioè che ognuno potesse fare da solo la produzione di idrogeno. Ecco, io sono d'accordo con Mario, cioè non si scappa da questo processo del capitalismo, insomma, no? Cioè, se non ricambiando tutte le regole che partono però dal quotidiano, cioè dalla vita quotidiana, cioè se questo fosse possibile, non è possibile, cioè ripartire da esigenze più legate all'equilibrio con la natura, il consumo di merci. Pensate per esempio a questo disastro del consumo di suolo, cioè ogni volta ogni governo dice consumo di suolo zero, obiettivo, e poi escono le leggi come in Sardegna di abolizione del rispetto della costruzione sulle coste, eccetera, eccetera. Insomma, no? Nelle grandi città non c'è più nessuna necessità, per esempio, di costruire nuove abitazioni, di fare nuove urbanizzazioni, eccetera, perché si vorrebbe risolvere il problema abitativo in tanti altri modi. Invece siamo portati a questa gara del nuovismo, del modernismo, eccetera, eccetera, quindi aumentare. Pensate solo una cosa, insomma, la città di Milano, prima della pandemia, perché poi le cose sono un po' ridimensionate, era il modello di città per tutta Italia. Quello che avveniva a Milano era, come dire, in un certo senso, sembrava l'avanguardia della modernità, appunto. Tutte le altre città che non stavano al passo erano in ritardo rispetto a questo processo di modernizzazione. Beh, adesso è sotto gli occhi di tutti che Milano, voglio dire, è quella che ha pagato di più per la pandemia, insomma, no? E i fallimenti di questo modernismo, questo falso modernismo. Qui non voglio fare un discorso sull'architettura, ci sarebbe molto da dire su quei progetti di Milano, di Porta Nuova, di Gaulenti e l'altro del City Life, of Life City, non io. Appunto, se uno li va a vedere si accorge che, voglio dire, sono degli habitat invivibili,
nel senso che non, c'è una solitudine, insomma, qualcosa che certamente non ci riporta all'obiettivo, ecco, di una convivenza, di una, neppure di un equilibrio con la natura, insomma. Questo, allora, dovremmo ripartire da qui, per cui queste tecnologie che il capitalismo in qualche modo ci induce a pensare siano tecnologie risolutive dei problemi dell'inquinamento, del degrado, eccetera, in realtà non fanno altro che appunto accelerare, come diceva Mario, sostituire, voglio dire, vecchie tecnologie con nuove tecnologie, eccetera, eccetera. Qui l'insegnamento di una, di una pioniera dell'ecologia, che è Rachel Carson, con il suo famoso libro del 62, Primavera Silenziosa, è importante. Rachel Carson si interessava all'uso dei pesticidi negli anni 60 e voglio dire, scoprì che questi pesticidi eliminavano sì tanti insetti ritenuti inutili, ma voglio dire, spesso provocavano il cancro, insomma, come il DDT, voglio dire, è stata un'esperienza drammatica quella. Cioè, sembra che la tecnologia in molti casi, o quasi sempre, risolve quei problemi che la tecnologia stessa ha creato, voglio dire, no? Ha prodotto. Quindi in qualche modo c'è da rifiutare, non la tecnologia, perché per quanto riguarda le malattie, per quanto riguarda tante altre cose, ben vengano processi, nuove tecnologie, ma voglio dire, in realtà il problema è riallinearsi, come dice Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, riallinearsi con la natura e trovare io direi uno stile di vita più sobrio, insomma, è questo però questo, come dice Mario, voglio dire, cozza contro un altro problema, che è quello del modello capitalista, il quale, voglio dire, deve rinnovarsi continuamente, deve produrre merci, non, il plusvalore non può star fermo. Mi ricordo una famosa frase che si diceva nel 68 sulla caduta tendenziale del saggio di profitto. Dicevano, andavamo in assemblea e tutti dicevano la caduta tendenziale del saggio di profitto. Era una specie di formula per dire che il capitalismo non poteva che aumentare il livello di sfruttamento e di produzione, insomma. Grazie. Dunque, ho ricevuto due messaggi, uno da Maria Cristina Nanni che mi scrive concordo al 100% su Amazon e uno da Marina che dice infatti il crollo di Milano secondo me è emblematico, il crollo simbolico. So se vogliono intervenire direttamente. Beh, era solo un'approvazione di quanto stava sostenendo il professore. In realtà è vero che il crollo simbolico di Milano è un po' la sintesi di quanto stiamo dicendo in questi incontri, no? Cosa intendi per crollo simbolico? Allora, il modello Milano degli anni 80 e dagli anni 80 in poi, come stile di vita, della produzione, del ritmo accelerato, del mangiare veloce anche, no? Se consideriamo che la cena è stata ridotta a una pericena, è stato un modello ed è tuttora per molti giovani purtroppo un modello di vita da proporre e da inseguire. E però sembrerebbe che proprio Milano sia crollata in questo periodo. Poi, per carità, se la stanno cavando meglio della regione dove sto vivendo io, dove vivo io, che è la Campania, dal punto di vista, per esempio, della scuola. Però, è comunque, per questo io sottolineavo l'aspetto simbolico, no? Che quel tipo di vita di quelle città così, di quelle metropoli, che poi metropoli non è, ma quel ritmo da metropoli, non sono più tollerabili. Ecco, questo volevo solo sottolineare. Sì, se posso aggiungere qualcosa? Sì, certo. Ecco, secondo me questo discorso è molto ben rappresentato da quel progetto di City Life nel Milano. Non so se vi è capitato di Certo, sì. vederlo. È un progetto di un grande parco,
in cui ci sono tre grattacieli molto belli, devo dire. Sarebbe difficile dire che quei grattacieli non siano belli. Tutto una grande piazza di fronte a questi grattacieli, dove c'è un enorme centro commerciale, poi c'è un parco e poi c'è un quartiere abitativo, un quartiere di lusso, estremamente di lusso, tant'è che non si riesce a vedere passando, girando sul parco, cioè, non si riesce a vedere una persona dentro questo quartiere, nel senso che è blindato, c'ha appunto delle abitazioni molto belle, si capisce, si intuisce che sono molto belle, non c'è nessuno, non c'è nemmeno un cane che gira in quel quartiere e appunto se uno vuole vedere qualche abitante di quel quartiere deve andare nel centro commerciale e scopre poi che sono hostess, attrici, piloti, eccetera, eccetera. Insomma, cioè, e poi ognuno in questo enorme parco corre, cammina, telefona, eccetera, senza che ci siano particolari rapporti tra le persone, in una specie di anonimato dal film di Ballard, ecco, una specie di apocalisse, voglio dire, urbana, una tragedia che è già avvenuta, voglio dire, secondo me, che non ha bisogno di fatti. Ed è una cosa incredibile, insomma, no? Se poi si pensa che nella periferia la vita è completamente diversa, voglio dire, quel quartiere diventa un simbolo, in questo sono d'accordo, un simbolo di un modernismo il quale appunto riguarda soltanto certe persone, voglio dire, soltanto un'elite, no? E il crollo di quel progetto, cioè il fallimento di quel progetto, perché basta passarci poche ore per non ritornarci mai più, voglio dire, questa è la sensazione che ho avuto, ed è tutto funzionale, tutto molto bello, tutto molto elegante, eccetera. Ma la sensazione appunto è quella, qui non ci ritornerò, non ci ritorno più, voglio dire, non ci voglio più tornare. Ecco, questo simbolo di questa Milano modernista, agganciata ai vertici delle graduatorie, delle classifiche mondiali come Dubai, eccetera, eccetera, è veramente la pandemia ha messo a nudo questa cosa, insomma, nel senso che è una delle città che sta pagando di più, voglio dire, questo il virus, insomma, e secondo me non a caso. Grazie, c'è Roberto Finelli. Sì, mi è molto interessato tutta la relazione, ma in particolare l'inizio con l'introduzione del concetto di ridondanza, come caratteristica appunto intrinseca della riproduzione naturale. Mi domandavo se pensavo anche alla concezione di Darwin, per cui Darwin dice che ogni riproduzione di fenotipo avviene sempre attraverso riproduzioni di assetti della specie, ma anche con variazioni costanti. Mi domandavo se per intraprendere qualsiasi discorso di rivoluzione culturale in ambito appunto sociopolitico, come stiamo argomentando, non ci sia anche da fare i conti con una immagine oggi dominante della biologia, cioè con una teoria del vivente che riduce il vivente fondamentalmente a informazione. E quindi, come dire, ha una concezione della biologia fondata essenzialmente sul codice genetico, sulla trasmissione appunto di geni e su una sorta di meccanicismo e automatismo dell'informazione che rinnega assolutamente poi invece un'interazione costante tra organismo e ambiente con tutte le variazioni stocastiche che costantemente hanno luogo appunto tra un organismo e un ambiente,
come dire, ricostruisce costantemente i suoi equilibri rispetto alle variazioni ambientali. Io, se penso appunto anche a tutta la devastante cultura degli OGM, che rappresentano, io credo, proprio questo, il fatto cioè di poter applicare all'agricoltura mondiale appunto esseri viventi geneticamente modificati, mi sembra che tutto faccia riferimento a questa identificazione appunto del biologico con l'informazionale. Certo, bisogna dire, con l'ultimo vaccino, il Pfizer, non si sa come, fortunatamente ci hanno azzeccato, nel senso che con una montagna di quattrini che sono stati investiti in pochissimo tempo hanno lavorato, diciamo, con l'ingegneria genetica. Credo che sia stata una cosa molto particolare, però voglio dire, credo che ci sia da fare i conti appunto con un modello dominante oggi nella biologia e non solo nella biologia, per cui il vivente è informazione, con tutto ciò che ne deriva ovviamente poi per l'esaltazione di una tecnologia che tutti stiamo vivendo, che è una tecnologia informatica che ovviamente non condanno, ma che andrebbe insomma discussa in un certo modo, appunto. Sì, prima di dare la parola a Enzo, dunque Giuseppe ci ha mandato un messaggio: l'idea dei sistemi viventi come sistemi termodinamici aperti include il tema dell'informazione, ma anche tutti gli interscambi con il mondo esterno. Se Giuseppe vuole intervenire un attimo su questo messaggio e poi ripassiamo la parola a Enzo. No, era solo un'osservazione, perché esiste tutta una parte della termodinamica più avanzata odierna che interpreta appunto i sistemi viventi come un sistema aperto che interscambia sia materia che energia con l'ambiente circostante, e ovviamente questi scambi rispettano le regole, diciamo, le relazioni usuali per gli scambi energetici, ma anche quelli legati all'informazione. Il tema dell'informazione è un tema molto vasto, ha una lettura che non è semplicemente quella del messaggio o di quello che c'è all'interno del DNA. È chiaro che anche un programma di un calcolatore reagisce in modo diverso a seconda dell'operatore che va ad utilizzarlo, quindi non c'è nulla di rigido nella natura. Era questo che volevo dire, ho messo quel piccolo messaggio per questo motivo. Grazie, Enzo. Sì, per riprendere il discorso di Roberto Finelli, intanto il paradigma della fisica è stato abbondantemente sostituito da quello della biologia. Un tempo era la fisica che è il modello, voglio dire, dominante, mentre invece adesso è la biologia. Credo che nel campo biologico ci sia una guerra feroce tra una biologia determinista, voglio dire, ecco, quella a cui faceva riferimento Roberto Finelli, che vede il vivente come appunto sostanzialmente in termini meccanicisti, in termini deterministici, e una biologia più evolutiva che invece si accorda con le ultime cose che diceva Giuseppe. Questa sostituzione del paradigma dalla fisica che spiegava, che avrebbe dovuto spiegare, o che noi pensavamo avesse spiegato tutti i fenomeni, diciamo, non soltanto fisici, anche in rene, e con la biologia, perché la biologia in realtà riesce ormai, caduto questo paradigma della fisica che non riesce più a spiegare, soprattutto poi
dopo i colpi che sono stati dati attraverso il teorema di Heisenberg o appunto o matematico sul teorema dell'indicibilità. Ecco, il paradigma della biologia risulta certamente più adatto per interpretare i fenomeni, insomma, oggi. Però c'è molto riduzionismo, però c'è un campo della biologia che è molto riduzionista, insomma, questo del DNA, dell'elica del DNA, il voler calcolare, il voler appunto decifrare tutte le informazioni del DNA, credo che sia un campo della biologia molto determinista, insomma, che non porta grandi innovazioni nella scienza, ecco, perché in realtà dall'idea che basta cambiare un pezzo del DNA per avere un'altra cosa, insomma, per produrre un'altra cosa. Qui sono d'accordo con Giuseppe, cioè i sistemi viventi sono complicati, insomma, sono complessi, voglio dire. Ecco, l'altro termine è quello che ha sollevato anche Roberto Finelli, quello della ridondanza. La ridondanza è importante nei sistemi viventi, perché se un organo va sotto stress c'è un altro organo che entra in funzione, collabora, eccetera. Questo nella medicina è totalmente ignorato, nel senso che la medicina sappiamo che il paradigma è se c'è il fegato che non va, te lo togliamo e buonanotte, insomma. Mentre invece, come dire, il rapporto tra le varie parti dell'organismo è fondamentale, insomma, l'organismo e con l'ambiente è fondamentale. Quindi in questo senso ha ragione Giuseppe. La ridondanza, d'altra parte, provate a fare un esperimento, provate a prendere un discorso e eliminare tutte le ripetizioni che ci sono, voglio dire, le ridondanze che ci sono in questo discorso, non si capirebbe più niente. Voglio dire, è assolutamente necessaria in certi casi. Insomma, nel linguaggio è fondamentale la ridondanza. Senza ridondanza non capiremo mai il messaggio di chi sta parlando, insomma, il quale riutilizza continuamente i termini per rimarcare, per sottolineare certe cose, eccetera. Quindi questo è un concetto, vabbè, insomma, nella teoria dei sistemi sappiamo che è così, ma è un concetto che nel linguaggio, nel senso comune, è addirittura negativo, cioè sei ridondante, ho detto prima, no? Qualcuno che è particolarmente ridondante, quasi noioso, insomma, quasi ripetitivo comunque, cioè, però la ridondanza ha una funzione fondamentale, insomma. Ci sono altri interventi? Va bene, allora se non ci sono altri interventi, vi ringrazio Enzo Scandurra e voi tutti per la partecipazione e ci vediamo la prossima volta. Buonasera. Grazie. Buonasera. Buonasera. Salve. Grazie a tutti, buonasera. Grazie, buonasera. Sera. Buonasera, grazie. Arrivederci. Arrivederci.